Cari amici di Padre Pio TV, ben ritrovati a questo appuntamento del mercoledì con la parola Francesco e Giovani. È un mercoledì un pochettino insolito perché di solito non ci sono io qui a comunicare con voi, ma bensì Fra Pasquale Cianci che è in collegamento con noi da Roma perché lì si sta tenendo il 24esimo corso di formazione per animatori di pastorale giovanile vocazionale, a cura della pastorale giovanile dei Frati Cappuccini di tutta Italia. Come ben sappiamo, questo è un anno particolare, un anno che ci sta preparando, potremmo dire così, all'incontro che si vivrà in agosto, in quella che è la giornata mondiale dei giovani, lì a Lisbona, con un tema fondamentale che ci è stato affidato da Papa Francesco, cioè Maria si alzò e andò in fretta. Una giornata mondiale dei giovani che si perpetua sin dall'epoca di Giovanni Paolo II e che ci vedrà appunto lì a Lisbona. Io chiederei alla regia se è in collegamento già con noi Fra Pasquale. Dovrebbe essere in collegamento con noi, gli diamo subito la parola in Sì. modo Ciao tale che possiamo già aprirci. Ciao Pasquale, ben ritrovato. Ezio, un saluto a te e saluto anche i ragazzi che sono lì con te, Nicola e Simone. Davvero Buonasera, è un buonasera. piacere Buongiorno a tutti. vedervi lì e ritrovarvi. Ecco, Grazie per che l'invito. dicevo agli amici di Padre Pio TV, è un mercoledì insolito, ci sono io, siamo con due ragazzi che vivono con noi nell'accoglienza di Morcone. Ecco, Pasquale, dato che dicevamo un pochettino che tu ti trovi a Roma, dici come state vivendo questo tempo lì a Roma? Sì, allora intanto come tu hai anticipato sono qui riuniti tutti i frati delle varie province cappuccine italiane che sono responsabili ecco, nel servizio dell'animazione giovanile e vocazionale. Siamo insieme per riflettere, ecco, sono momenti di scambio, di dialogo, di incontro e anche soprattutto di ascolto perché abbiamo anche invitato alcuni relatori, in modo particolare tre, a tenerci proprio degli incontri su questo tema che il Papa ha suggerito alla Chiesa italiana e a tutti i giovani. Il tema proprio preso dal Vangelo di Luca, si alzò e andò in fretta, quindi riferendosi all'episodio proprio della visitazione. Devo dire la verità, io personalmente sono rimasto davvero edificato, ma anche allo stesso tempo smontato nelle mie, diciamo, convinzioni personali. Davvero questi tre relatori, nelle loro tre diverse esperienze che hanno condiviso con noi, hanno comunque comunicato un unico comune denominatore, cioè quello che forse oggi la Chiesa non dovrebbe più parlare di pastorale giovanile, ma dovrebbe, ecco, parlare invece di una pastorale a 360 gradi, visto che ci ritroviamo in un tempo storico in cui i giovani sono una minoranza rispetto agli anziani, almeno se parliamo per il continente europeo. E questo ci deve mettere molto in discussione. Però si è parlato, ecco, di uno stile di fare pastorale giovanile, che è quello di accompagnare. E quindi è bello vedere anche oggi lì con te proprio Nicola e Simone, che sono giovani, ecco, che noi accompagniamo, ma soprattutto loro con la loro presenza accompagnano anche noi a capire che la volontà di Dio è quello, ecco, è il dono proprio di scoprire insieme la fraternità. Quindi se per certi versi noi ci illudiamo di essere noi i loro accompagnatori, effettivamente la loro presenza nella nostra vita ci dice che Dio ci accompagna, non ci lascia soli. E insomma, Pasquale è una chiesa che profuma di gioventù, potremmo dire. In effetti anche il Papa si è dimostrato tale, no? Nell'Angelus del 23 ottobre ha compiuto un atto quasi a dire guardate che anch'io lo so fare. Chiederei alla regia di mandare il video. Oggi si aprono le iscrizioni per la giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Lisbona nell'agosto del 23. Ho invitato due giovani portoghesi. E l'altra? Perché siano qui con me, mentre io mi iscrivo come pellegrino. Lo farò adesso per andare io. Ecco, mi sono iscritto. Tu sei iscritta?
aspettando. E tu sei finita? Fallo. Ecco. Rimanete qui. Cari giovani, vi invito a scrivere a questo incontro nel quale dopo un lungo periodo di lontananza ritroveremo la gioia dell'abbraccio fraterno tra i popoli e tra le generazioni di cui abbiamo tanto bisogno. Insomma, è un atto molto giovanile, no? Quello di poter utilizzare il tablet, no, Pasquale? Poi per di più anche bisogna dire che il Papa è stato e si è appena ritirato da un lungo viaggio anche nel Bahrain, no? È stato nel Bahrain e lì il motivo di questo viaggio, lo ha detto anche oggi nell'udienza del mercoledì, è proprio quello dell'incontro, del dialogo. Il Papa sta favorendo in tutti i sensi questo discorso del dialogo, soprattutto con le altre religioni, continuando proprio quello che è stato lo spirito di Assisi, iniziato da Giovanni Paolo II. E oggi in modo particolare proprio lui ha detto che questo viaggio è un passo ulteriore rispetto a quel primo passo compiuto da Giovanni Paolo II quando andò nel Marocco. Ecco, sappiamo bene come anche all'interno proprio della Chiesa c'è anche una Francia un po' più tradizionalista che non vede proprio di buon occhio questo dialogo, a volte ecco, forse contraddittorio. Però il Papa ha sottolineato che è importante e lo ha detto proprio nel terzo punto, dove a un certo punto ha detto che dialogo non significa annullare la propria identità, ma per avere un dialogo bisogna difendere prima di tutto la propria identità. Se uno non ha un'identità forte non può dialogare con l'altra parte. Quindi ecco, il Papa ha sottolineato in questo modo che essere cristiani di dialogo non significa ammettere la verità dell'altro e annullare la propria, ma non aver paura del confronto, non aver paura del dialogo, a partire proprio da quella convivialità delle differenze. E il Papa spesso anche riprende proprio questa espressione tipica di Don Tonino Bello, la convivialità delle differenze non significa annullare la propria la propria identità, ma significa mettere la propria identità accanto all'identità dell'altro. Il dialogo c'è quando c'è un io e un tu che dialogano, non due individualità, non due individui, ma due persone, ecco, e la cosa importante è questa. E il Papa ha appunto stimolato i giovani lì nel Bahrain per essere, ecco, costruttori di fraternità, rivolgendo a loro tre inviti. Vediamo subito il primo invito e poi continueremo a parlare insieme. Il primo invito, abbracciare la cultura della vita. Sor Rosalina ha usato questa espressione cultura della cura. Prendersi cura significa sviluppare un atteggiamento interiore di empatia, uno sguardo attento che ci porta fuori da noi stessi, una presenza gentile che vince l'indifferenza e ci spinge a interessarci degli altri. Questa è la svolta, questo è l'inizio della novità, l'antidoto contro un mondo chiuso che, impregnato di individualismo, divora i suoi figli, contro un mondo imprigionato dalla tristezza che genera indifferenza e solitudine. Mi permetto di dirvi quanto male fa lo spirito di tristezza, quanto male. Perché se non impariamo a prenderci cura di ciò che ci sta attorno, degli altri, della città, della società, di tutto il creato, finiamo per trascorrere la vita come chi corre, si affanna, fa tante cose, ma alla fine rimane triste e solo, perché non ha mai gustato fino in fondo la gioia dell'amicizia e della gratuità. E non ha dato al mondo quel tocco unico di bellezza che solo lui o lei e nessun altro poteva dare. Da cristiano penso a Gesù e vedo che il suo agire è sempre stato animato dalla cura. Ha curato le relazioni con tutti coloro che incontrava nelle case, nella città e lungo il cammino. Ha guardato negli occhi le persone,
ha prestato orecchio alle loro richieste di aiuto, si è fatto vicino e ha toccato con mano le loro ferite. Voi guardate le persone agli occhi? Gesù è entrato nella storia a dirci che l'Altissimo ha cura di noi, a ricordarci che stare dalla parte di Dio vuol dire prendersi cura di qualcuno e di qualcosa, specialmente dei più bisognosi. Allora diamo la linea alla pubblicità e rimanete con noi per poi poter parlare insieme. Eccoci allora ritrovati, il primo invito è abbracciare la cultura della cura. E insomma, in qualche modo ha definito i giovani inquieti viaggiatori, aperti propriamente all'inedito. Pasquale, i giovani inquieti viaggiatori. Sì, i giovani sono inquieti viaggiatori che con la loro stessa vita, no, stimolano noi accompagnatori a vivere proprio questo primo invito che ci ha fatto il Papa, ad abbracciare questa cultura della cura. Il Papa ha molto lodato l'operato di questa suora eccezionale che vive nel Bahrain, che ha fondato questa scuola, la Scuola del Sacro Cuore, dove si preparano insieme alla vita, alla cultura, studiano insieme giovani musulmani e giovani cristiani, giovani cattolici. E solo da questo incontro, no, dice il Papa, può nascere una svolta. Di tutto questo primo, ecco, discorso che ha fatto il Papa, la parola che mi ha colpito di più è proprio la parola svolta. E lui dice proprio ai giovani, dice, solo voi potete fare una svolta nel mondo. Solo voi, ecco, se sarete artisti della relazione, potrete portare una svolta in questo mondo. E il Papa, la cosa che mi impressiona di più è che lui non chiede ai giovani di fare cose eccezionali, chiede di prendersi cura delle piccole cose di ogni giorno. Ecco, come anche tu, ecco, hai cura di questi due ragazzi, no? Che sono lì con te, che vivono l'esperienza anche dell'accoglienza. Non si fanno cose grandi, non si segue Gesù per fare cose grandi, perché altrimenti in questa idea può anche nascondersi un peccato di orgoglio, ma si segue Gesù proprio per prendersi cura delle piccole cose. E questo mi commuove molto anche, ecco, del discorso del Papa. E allora, proprio come inquieti viaggiatori, chiederei anche nuovamente alla regia di mandare il video su un viaggio che vi lasciamo fare per le GMG varie che ci sono state. Affido a voi che il segno stesso di quest'anno giubilare, la croce di Cristo.
Ed eccoci, prossima tappa, Lisbona. Pasquale, come vi state organizzando lì a Roma? E i relatori anche, mi dicevi prima. Sì, i relatori certamente dal punto di vista organizzativo non ci hanno dato indicazioni, se non aiutarci proprio a riflettere sul tema che il Papa ha suggerito proprio per la Giornata Mondiale dei Giovani. Si è parlato di formazione, di accompagnamento, anzi, poi l'ultimo relatore, Johnny Dotti, che è un pedagogista ed è anche un imprenditore sociale, ci ha smontati anche un po' nell'idea di quella che è la nostra classica idea di pastorale giovanile, ma ci ha detto proprio di condividere la vita dei giovani. Ci stiamo organizzando come? Ecco, certamente sono le diocesi che organizzano queste carovane, ecco, di giovani che parteciperanno alla Giornata Mondiale dei Giovani. Certamente anche noi come Frati Cappuccini prenderemo una decisione in merito se farla tutti insieme oppure ognuno, diciamo, organizzarsi con le proprie diocesi. Noi personalmente, ecco, noi frati cappuccini di Foggia ci stiamo orientando a questo, ad unirci alla diocesi di appartenenza e andare insieme con il proprio vescovo. Quindi mi sto riferendo alla diocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Questo ovviamente è ancora in materia di discussione tra di noi, riguardo a questo potrò sapere anche nel pomeriggio perché i lavori stanno proseguendo e quindi proprio nel pomeriggio si parlerà appunto di questo. Allora, Pasquale, mandiamo in servizio dei tre relatori, diamo la pubblicità e poi continuiamo a parlare insieme, ok? In questi giorni si sta svolgendo a Frascati il 24esimo corso nazionale di formazione per gli animatori della pastorale giovanile vocazionale dei frati minori cappuccini italiani. Il corso, oltre ad essere un momento propizio di fraternità per tutti gli accompagnatori di pastorale giovanile, per ritrovarsi e condividere le proprie esperienze, diventa un importante momento di formazione. Maria si alzò e andò in fretta. L'espressione tratta dalla pagina evangelica di Luca, che Papa Francesco ha voluto come tema della prossima GMG, che si svolgerà dal 1 al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo, è il tema del convegno, che è stato affrontato dal carisma del pedagogista ed imprenditore sociale Johnny Dotti, l'entusiasmo di Suor Roberta Cassone, suora francescana alcantarina, l'esperienza nuova di Don Alessandro Deò, presbitero che vive in provincia di Massa Carrara. Un prete nel bosco ha lasciato l'impegno di parroco per stabilirsi vicino ad un eremo in Lunigiana. Qui Don Alessandro accoglie chi bussa alla sua porta, vivendo la sua vocazione in modo nuovo. Non so se è stato coraggioso, ma è stato un bel agguato divino, nel senso che la scelta che avevo fatto 3 anni fa, 3 e mezzo, di spostarmi in questa casa nel bosco era dettata tanto da cerca di normalità, di una vita meno segnata dal ruolo e da altri passaggi, ma l'idea mia in verità era di continuare a fare pastorale in un altro modo. E lì invece è stato, un po' per il Covid, un po' per un cammino personale, è stato scoprire che forse Dio mi stava chiedendo qualcosa di diverso e rimettersi ad ascoltarmi davvero e ad ascoltare quello che lui stava chiedendomi. Quindi io faccio fatica a dire che è stato coraggioso, sono stato fortunato perché alla fine ho trovato persone che si sono fidate di me, persone che mi hanno accompagnato a fare questa scelta. Io posso solo ringraziare per quello che è avvenuto, che sta avvenendo e che sorprende me. E forse uno dei motivi per cui amo la mia vita di oggi, in cui io continuo a dire che non ho quasi niente da offrire, non ho una struttura, non ho una parrocchia, non sono neanche parroco, non ho nemmeno i sacramenti immediatamente da condividere, però questo mi permette di non chiedere in cambio alle persone che incontro neanche il servizio. Non ho una parrocchia da tenere in piedi, da far funzionare. E questo mi dà molta, molta libertà. Già stare attenti nell'incontro con gli altri e poi fare i conti.
forse imparare anche un po' a liberarsi dalle strutture, perché le strutture chiedono comunque sempre qualcuno che le tenga aperte e funzionanti. Ho sempre pensato a un Dio molto gentile che chiedesse sempre il permesso prima di entrare. Invece Dio biblico è un Dio appassionato, un Dio che ti assedia e che viene a prenderti, che viene a cercarti. È l'innamorato che ti dice che non può fare a meno di te, non vuole fare a meno di te. Allora un giovane direi di franare dentro la bellezza del Vangelo e di lottare, anche di lottare con Dio, e di non darlo per scontato, di andare oltre le apparenze, di innamorarsi fondamentalmente. Abbracciare la cultura della cura è stato il primo invito. E ci restano altri due inviti che il Papa ha rivolto ai giovani. Vediamo il secondo e poi condivideremo con voi, ragazzi. Ed ecco il secondo invito che vorrei rivolgervi. Seminare fraternità. Primo invito, cultura della cura. Secondo invito, seminare fraternità. Mi è piaciuto quello che tu hai detto, Abdullah. Bisogna essere campioni non solo nei campi di gioco, ma nella vita. Campioni fuori campo. È vero, siate campioni di fraternità fuori campo. Questa è la sfida di oggi per vincere domani. Questa è la sfida delle nostre società, sempre più globalizzate e multiculturali. Vedete, tutti gli strumenti e la tecnologia che la modernità ci offre non bastano a rendere il mondo pacifico e fraterno. Lo stiamo vedendo, i venti di guerra infatti non si placano con il progresso tecnico. Constatiamo con tristezza che in molte regioni le tensioni e le minacce aumentano e a volte divampano nei conflitti. Ma ciò spesso accade perché non si lavora sul cuore, perché ci lasciano dilatare le distanze nei riguardi degli altri. E così le differenze etniche, culturali, religiose e di altro genere diventano problemi, paure che isolano, anziché opportunità per crescere insieme. Ed ecco, Simone, adesso vorrei dare un pochettino la parola a te. Seminare fraternità, tu adesso vivi un'esperienza nuova, quella della fraternità di Morcone. Innanzitutto, che cos'è per te la fraternità? Ma insomma, la fraternità vuol dire vivere insieme. Io per l'esperienza che sto facendo io, vivere in fraternità non è semplice, perché tu devi vivere con delle persone che prima non conoscevi. Cioè ogni giorno vivere in fraternità, possiamo dire, è una sfida, non è semplice. Però è anche bello che si vede, si crea come una famiglia. È come una famiglia perché si hanno tutto si ha in comune. Si cerca di non avere niente di proprio, però si vive insomma come in famiglia con delle persone che non si conoscono. E io posso dire che almeno per me è una bella esperienza. E prima non avrei mai pensato di entrare in convento, però mai dire mai, oggi sono qua. E quello che posso dire ai giovani o quello che posso rivolgere ai giovani è che se hanno un pensiero o un dubbio che possa essere quella, cioè possa essere la loro strada, il frate o essere frate o che so io, provare e vedere che ci si toglie qualsiasi dubbio, che se non dovesse essere uno non esce, però resta sempre come una cicatrice,
però secondo me nel lato positivo, cioè di dire un'esperienza così ti resta tutta la vita, non ce l'hai oggi, poi te ne dimentichi. Resta abbracciare sempre. Allora la cultura della cura, il primo invito, il secondo seminare fraternità, direi usando le tue parole, seminare famiglia, e il terzo invito lo vediamo subito. Ancora un terzo invito vorrei farvi. Ricordate, il primo era la cultura della cura, primo invito. Secondo invito, seminari e fraternità. Adesso il terzo invito riguarda la sfida di fare delle scelte nella vita. Lo sapete bene, dall'esperienza di ogni giorno, non esiste una vita senza sfide da affrontare. E sempre di fronte a una sfida, come davanti a un bivio, bisogna scegliere, mettersi in gioco, rischiare, decidere. Ma questo richiede una buona strategia. Non si può improvvisare vivendo solo di istinto o solo all'istante, no. È come si fa a prepararsi ad allenare la capacità di scegliere, la creatività. Come si fa a prepararsi ad allenare il coraggio e la tenacia? Come affinare lo sguardo interiore, imparare a giudicare le situazioni, accogliere l'essenziale? Si tratta di crescere nell'arte di orientarsi nelle scelte, di prendere le giuste direzioni. Per questo il terzo invito è fare delle scelte nella vita, scelte giuste. Tutto questo mi è venuto in mente ripensando alle domande di Merina. Sono interrogativi che esprimono il proprio bisogno di capire la direzione da prendere nella vita. È coraggiosa questa, come ha detto le cose. E posso dirvi la mia esperienza. Io ero un adolescente come voi, come tutti, e la mia vita era la vita normale di un ragazzo. L'adolescenza, lo sappiamo, è un cammino. È una fase di crescita, un periodo in cui ci affacciamo alla vita nei suoi aspetti e volte contraddittori, affrontando per la prima volta certe sfide. Ebbene, il mio consiglio qual è? Andare avanti senza paura e mai da soli. Due cose: andare avanti senza paura e mai da soli. State attenti, Andare avanti senza paura e andare avanti mai da soli. Dio non vi lascia soli, ma per darvi una mano attende che gliela chiediate. Egli ci accompagna e ci guida, non con prodigi e miracoli, ma parlando delicatamente attraverso i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri professori, i nostri amici, i nostri genitori, con tutta la gente che vuole aiutarci. Allora Nicola, adesso a te la parola. Questo terzo invito, fare delle scelte di vita. Che scelte di vita? Ecco, penso che ogni ragazzo, ogni ragazza che si trova a fare delle scelte importanti, è chiaro che quando queste scelte sono importanti non è facile prendere magari una decisione che... sia, diciamo, dell'avviso una decisione, ecco, del per sempre, no? Però, ecco, buttarsi, provare anche quando magari molte volte la realtà rema anche contro, no? Quindi fare delle scelte che vadano anche controcorrente non è facile per nessuno. E però, ecco, sull'esempio di persone, di uomini e donne che hanno fatto scelte forti e grandi, no? Siamo qui sulle orme di San Francesco, no? Provare, immergersi, fidarsi, ecco. Ecco, dicevamo anche la fraternità, è veramente un luogo, ecco, dove il Signore parla al cuore e dice di te, di quanto tu veramente sia affascinato, ecco, da questa vita che ci troviamo a vivere insieme, ecco.
andare avanti, Pasquale, senza paura e mai da soli. L'ha ripetuto 3 volte. L'invito che rivolgiamo anche a loro, no? Andiamo avanti senza paura e mai da soli. Sì, io sono commosso nel sentire Simone, Nicola, perché anche Simone, Nicola, nel parlare davvero con emozione, parla più la loro emozione che quello che loro hanno detto. E ribadisco ancora una volta che le parole del Papa non sono solo rivolte a loro come giovani, ma anche a noi come accompagnatori, perché effettivamente che non potremmo accompagnare nessuno da soli, e quindi anche la loro presenza significa per noi andare avanti anche per noi, senza paura e mai soli. Quindi io voglio proprio pubblicamente dire loro grazie, grazie per la loro scelta coraggiosa, perché prima ancora delle loro testimonianze, della loro parola, parla il fatto di esserci. E anche oggi essere in TV non è facile, perché ci stanno mettendo la faccia, no? E mi auguro che magari altri giovani, vedendo il loro coraggio anche di affrontare una telecamera e di dire, ecco, dinanzi a una telecamera, che oggi è bello scegliere Gesù, è bello, ecco, seguire questo invito che ha fatto il Papa, significa camminare controcorrente, significa crescere nell'arte di orientarsi nelle scelte. Loro non hanno compiuto una scelta definitiva, però, ecco, con il loro esserci stanno dicendo che si stanno impegnando a crescere in questa arte di orientarsi, che è la sfida di tutta la vita. Anche me e te siamo davvero sempre in questa continua scelta, no? In questo continuo orientarci nella scelta di Cristo, quella fondamentale. Lo siamo tutti, no? Inquieti viaggiatori, aperti all'inedito. Pubblicità. Rieccoci allora per il saluto finale, un mercoledì che corre, un mercoledì dove i tempi corrono. Pasquale, Nicola, Simone, grazie per questo bel appuntamento condiviso insieme. E ricordiamo a tutti che domani, 10 novembre, l'adorazione eucaristica sarà in diretta da Manfredonia, dalla parrocchia del Carmine, alle 20:45, con il nostro appuntamento che va in diretta su Padre Pio TV. Ma non soltanto questo appuntamento, anche quello che vedrà il nostro caro Fra Gianluca emettere la sua professione perpetua il prossimo sabato 12 novembre nella cattedrale appunto di Manfredonia. Ovviamente questa celebrazione della professione perpetua si potrà seguire in diretta sulla nostra pagina Facebook di Vocazioni Padre Pio a partire dalle 18:30. E prima di lasciarvi, ecco, cogliamo anche l'occasione per fare gli auguri a Gianluca, ancora per ringraziare te Pasquale, magari chissà rincontrarci un prossimo mercoledì, a voi ragazzi, che ci auguriamo anche un buon viaggio perché c'è la fraternità di Morcone che ci aspetta, e lascio la parola a Francesco ai giovani con il commento di Dario Reda sul Vangelo. Ciao ragazzi, il Vangelo di oggi con il suo linguaggio apocalittico mette effettivamente un po' di ansia, un po' di agitazione, soprattutto perché il tema affrontato è quello della fine, la fine del mondo, la fine dei tempi, un argomento quasi difficile da spiegare. La cosa meravigliosa però è che se facciamo attenzione e leggiamo in maniera approfondita e dettagliata, si scorge una tenerezza e una meraviglia anche in questo senso di ansia e agitazione generale che il linguaggio apocalittico si provoca. Si parlava del tempio meraviglioso, enorme di Gerusalemme, e Gesù ne profetizza la fine. Anche una cosa così immensa, all'apparenza indistruttibile ed eterna, finirà. Ma che rapporto dovremmo avere noi, discepoli, noi cristiani, con il tema della fine, la fine dei tempi, ma anche la fine delle relazioni, anche vedere qualcosa che si sgretola, a cui invece abbiamo dato tutta la nostra fiducia e in cui riponevamo tutto noi stessi. È bello perché nel brano di oggi vengono fuori tutte le dinamiche umane
che mettiamo in atto davanti a un sentore di fine. Vengono fuori tutte le cose che facciamo quando sentiamo che qualcosa in cui riponevamo fiducia si sta per sgretolare, sta giungendo al termine. E allora quando Gesù profetizza la fine del Tempio, quando ci sembra vicino la fine di qualcosa in cui avevamo messo tutto noi stessi, cosa chiediamo al Signore? Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno? Quanta paura e quanta poca fede abbiamo. Sempre bisogno di controllo. Signore, dici quando, dici quale sarà il segno, così magari ci prepariamo, così magari prendiamo delle precauzioni. Quanta paura. In ogni cosa facciamo così. Quante volte per questo, per dover prendere le precauzioni, magari sento che una relazione sta per terminare e allora sai che c'è, comincio già a cercarmi un altro ragazzo, un'altra ragazza, così tappo quelle voragini, quei buchi che si stanno creando. Voglio sempre avere tutto sotto controllo. Ho paura dell'ignoto, ho poca fede, questa è la verità. Il Signore non risponde, ovviamente, ma ci ammonisce, ci dice fate attenzione. Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Cosa vuole dirci? Ci dice che troppo spesso noi, quando sentiamo che sta finendo qualcosa, io mi riferisco per esempio ad una relazione, cerchiamo delle soluzioni che sono quasi peggio, anzi ci fanno molto più male dei problemi stessi, della fine imminente delle cose. Ci rifugiamo nell'alcol, nella droga, nel sesso facile, ci perdiamo completamente di vista, vogliamo tappare quei buchi che ci ha lasciato quella persona che ora non c'è più, con delle cose che sembrano saziarci ma ci fanno molto molto peggio. Non andate dietro a loro, attento alle soluzioni che prendi davanti a un'imminente fine, possono farti molto più male della fine stessa della relazione, per esempio, del problema, dell'imminente fine. Poi sì, Gesù nella prima parte non è bravo sicuramente a rassicurarci, fa l'elenco dettagliato e questo sì che crea ansia delle cose che succederanno. Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, terremoti, carestie, pestilenze, fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Cavolo, è finita, Signore, è finita, guarda. Questi sono i segni, e che devo fare? E poi rincara la dose ancora Gesù. Ma prima di tutte queste cose metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe, eccetera, eccetera, eccetera. È finita, Signore. È finita. Gesù però, come sempre, meraviglioso, ti dice una cosa a te, a me, oggi. Dario, non è la fine. È il fine, è il motivo. Un cristiano si vede sulla croce, si dice quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Ecco, quando il tempo sembra quello della fine, gli innamorati, i cristiani, iniziano a testimoniare. Fai vedere quanto è profondo e alto il tuo amore nei momenti di difficoltà, nella fede come nelle relazioni con le persone che hai accanto. Sarebbe troppo facile, va tutto bene e allora ovvio che sono cristiano, va tutto bene e allora ovvio che sono innamorato della mia ragazza. Hai occasione di dare testimonianza. Puoi far vedere quanto ami la persona che hai accanto nei momenti di difficoltà. Quando tutto sembra finire, dimostra quanto ami. Sulla croce si vede la tua fede. Da fede tiepida a fede che brucia, da amore un pochino in sapore ad amore altissimo. Grazie Signore per questa occasione. Non è la fine, è il fine. È il fine delle relazioni. Posso testimoniare con la vita quanto amo. Come posso testimoniare, Signore? Come posso testimoniare l'amore che provo per te e per la ragazza con cui sto assieme? Con la vostra perseveranza, perseverare, rimanere, abitare, dimorare, con la fedeltà, con l'adesione. Mi capisci?
con la perseveranza, rimanendo, non scappando, non allontanandoti, non cercando facili soluzioni, rimanendo, dimorando, stando. Oggi siamo troppo abituati a quando una cosa va male la cambio, butto via quella vecchia e ne compro una nuova, con il telefono, con il computer, con la ragazza, con il marito. Il Signore cambia, il Signore ci dà un altro punto di vista, persevera, dimora, abita, rimani, aderisci, sii fedele. È faticoso, sì, ma quanto bello è. Puoi dare testimonianza di quanto amore provi rimanendo. E poi il Signore, dopo averci messo questo stato di ansia generale, conclude con la più tenera delle espressioni presenti nei Vangeli: ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Grazie Signore per questa occasione di testimonianza. Quando tutto sembra finire, è lì che si vede un cristiano. Quando tutto sembra crollare, è lì che si dimostra l'amore che provo per quella persona, per te, Signore. Non con facili soluzioni, ma dimorando e aderendo, abitando, standoci assieme, perché tu ci rassicuri che nessun capello sul mio capo, sul nostro capo, verrà toccato. Quanto sei grande, Signore. Mi viene in mente una preghiera meravigliosa di San John Henry Newman. Così il Padre ci ama. Descrive la stessa tenerezza che il Signore ci dà oggi, con questo senso di Padre che ci accoglie e accudisce anche facendo attenzione ai nostri capelli. Che delicatezza e che tenerezza. La vorrei mettere qui in descrizione, così da poterla pregare assieme. Grazie Signore per la tenerezza, grazie Signore per l'occasione di testimonianza, grazie Signore perché custodisci tutto di noi, perfino i nostri capelli. E buona domenica.